Andrea Bracaletti, ti abbiamo visto sgusciare tra tre avversari con dei tocchi di alta scuola. Questo perché la Ferrara Pistarolo non ha mai smesso di giocare anche nelle difficoltà. Mai, guarda. Ho perso tante partite, ho perso tante gare importanti, insomma questa qui la perdiamo veramente a testa alta, perché come hai detto te, in mille difficoltà non abbiamo mai smesso di giocare. Questo penso sia merito dell'allenatore, che sia merito nostro che lo abbiamo seguito, e penso che il nostro lavoro quest'anno sia stato encomiabile. Abbiamo portato avanti un progetto e secondo me siamo arrivati a un buon punto, ecco. Una partita iniziata male, anche con defezioni importanti, Pinardi dall'inizio e poi dopo 24 minuti dell'Orco. Sì, noi abbiamo una rosa di giovani con pochissimi vecchi. È normale che quando si fa male un vecchio, a parte la tecnica, insomma, è la forza, è la classe di Alex, insomma, è proprio l'esperienza che può venire a mancare. In queste partite fuori casa è molto importante, ma devo dire che, ripeto, abbiamo preso dei gol per bravura loro, insomma, molto per bravura loro, ecco. Quindi oggi niente, devo fare complimenti alla Provercelli e alla Ferrara Pistarolo, che comunque esce a testa alta. Nel cuore rimane comunque la soddisfazione del presidente, dei tifosi con lo striscione orgogliosi di voi e il cappello biondo in onore dei playoff. Sì, il cappello biondo l'avevo fatto perché nessuno credeva che saremmo arrivati ai playoff a un certo punto. Allora ho detto: se ci arriviamo mi faccio biondo, e mi sono fatto biondo. E niente, siamo usciti, mi dispiace perché, ripeto, a tre giorni da questa partita non sapevamo ancora contro chi dovevamo giocare, e questo ci è dispiaciuto un po', ma non perché dovevamo affrontare i Provercelli, ma il modo, perché non sapevamo neanche contro chi preparare la partita. In più l'infortunio di Alex, l'infortunio di Cristian e il subito i gol subiti, insomma, molte difficoltà. Nonostante questo però non ci siamo mai sbarriti, anche se il risultato dice 3-0, noi usciamo a testa alta. Hai lanciato la maglia ai tifosi? Certo, l'ho lanciata, se la meritano, anche oggi erano in molti, insomma, ci hanno sempre seguito, ci hanno sempre applaudito anche nei momenti di difficoltà, e noi veramente l'abbiamo fatto per noi, per la società, per il mister e anche per loro.